Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, la Croazia passa il turno, affronterà la Russia che oggi ha eliminato la Spagna. Quindi oggi due turni, due ottavi di finale che si sono chiusi ai calci di rigore. Veramente incredibili secondo me tutte e due. In uno la Spagna ha avuto tutte le cose negative contro, no? Diciamo che ha avuto un po' di alone anche di sfortuna, inutile negarlo, e poi l'ha pagato caro. Nell'altro l'ha avuto la Croazia, ma alla fine la Croazia è riuscita lo stesso a portare a casa il risultato. Insomma, c'è poco da dire. La partita si è messa subito male per i croati, ha segnato subito con papera del portiere la Danimarca. Dopo un minuto, dopo 4 minuti, la Croazia però ha già pareggiato. Poi la Croazia è questa. La Croazia è questa. Purtroppo veramente a volte fai fatica a metterla tra le favorite di un torneo proprio per questo motivo, perché la Croazia è una squadra che è capace a vincerti 2-3-0 magari con la Francia, col Portogallo, con l'Argentina, e poi va a perdersi con la Danimarca che, con tutto il rispetto, non era una delle più forti che ha affrontato in questo torneo, anzi secondo me era una delle forse più scarse che ha affrontato finora. E niente, comunque la Croazia è riuscita ai calci di rigore a vincere, anche lì un sacco di errori. Prima sbaglia Danimarca, poi sbaglia la Croazia, poi segnano tutte e due, poi sbaglia uno, sbaglia l'altro. Alla fine il quinto rigore è stato decisivo per il 4-3 finale. È stato decisivo alla fine la parata appunto del portiere, con poi il gol decisivo di Rakitic. Nei supplementari, tra l'altro, Modric ha sbagliato il rigore che avrebbe chiuso probabilmente la partita, e Schmeichel l'ha parato. Devo essere sincero, sull'errore di Modric ho pensato che la partita probabilmente l'avrebbe vinta la Danimarca, proprio perché mentalmente ormai l'inerzia della gara era a favore dei danesi. Invece, fortunatamente, dai, fortunatamente per me che tifavo la Croazia oggi, la Croazia è riuscita a portare a casa questa vittoria, bella, bella alla fine, che però chiaramente adesso che giocheranno con la Russia dovranno mettersi in testa che la Russia è un'altra cosa, nel senso che non possono permettersi di giocare come hanno giocato oggi, cioè all'acqua di rose. La Croazia dovrà fare la Croazia, e se girerà come sa girare, non credo che avrà problemi con nessuna, perché è una squadra, secondo me, formidabile, piena di talento, piena di giocatori veramente forti. E dunque saranno i primi due quarti di finali annunciati, saranno Uruguay, Francia e Russia e Croazia. Insomma, la Russia-Croazia, soprattutto la sorpresa è la Russia più che altro, più che la Croazia. E ragazzi, adesso vediamo domani. Domani farò il video post Brasile e appunto vediamo come vanno, come si concluderà il giro dei quarti di finale tra domani e dopo. Sono proprio curioso di vedere chi sarà. Adesso ovviamente io tiferò spudoratamente Brasile per Douglas Costa e la Colombia per Cuadrado, quindi mi auguro che alla fine le quattro semifinaliste saranno queste, no? Cioè Brasile, Colombia, una tra Uruguay e Francia e la Croazia. Sarebbe l'ideale, insomma, avere queste quattro semifinaliste. Insomma, sarebbe proprio bello, 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 anche se è molto difficile. Ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento con i prossimi video. A proposito, a domani, appunto. Ciao!